Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario Triparte Paste. Informazioni commerciali. Titolare: Naturevet PTLTD Concessionario. Medivet SNC Confezioni. Triparte Paste OS 250 ml. Triparte Paste OS 30 ml. Formulazione: 1 kg uguale L-arginina HCl 100 g, nicotinamide, VIT. B3, 60 g, L-licina HCl 50 g, magnesio aspartato 20 g, potassio aspartato 20 g, adenosin trifosfato 2 g, uridin trifosfato 1 g, selenito di sodio 1 g, cianocobalamina, VIT. B12, 500 mg. Indicazioni: cavalli sportivi, cani. Favorisce una maggiore disponibilità energetica a livello muscolare. Aumenta la capacità di resistenza allo sforzo e alla fatica. Incrementa il metabolismo dei grassi per ostacolare la formazione di acidi lattici. Ritarda l'affaticamento. Contiene elettroliti. Favorisce i meccanismi di riparazione a livello muscolare nel post-esercizio. Riduce il rischio di tingap e crampi muscolari. Posologia: la somministrazione può essere giornaliera e la confezione è provvista di un dosatore. Cavallo adulto: somministrare direttamente in bocca oppure miscelare nella razione 10 ml al giorno, preferibilmente 15 ml nei giorni che precedono uno sforzo intensivo. Cane in allenamento: somministrare 1 ml per 10 kg di peso vivo al giorno nella razione. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.